fiume era arrivato proprio a livello del muro di casa nostra e quindi poteva entrare nel giardino. Quindi abbiamo preso i bimbi, abbiamo preso le macchine e siamo scappati. Tra l'altro, se ci prendeva proprio la piena quando è uscita l'acqua, mentre si era in questa strada di casa, ci poteva portare veramente lontano verso il campo e poteva succedere il peggio. Dopo la grande paura prosegue la conta dei danni. A Montoncello, una piccola frazione di Arezzo a 2 giorni di distanza dall'alluvione, si continua a lavorare per poter tornare finalmente alla normalità. Era lo scorso sabato pomeriggio quando il Vingone ha rotto gli argini pochi secondi e l'ondata di piena ha invaso i campi circostanti, la strada e le abitazioni. È esondato perché c'è l'argine bassissimo, l'argine guardando il fiume ora a sinistra è bassissimo rispetto a quella a destra che è altissimo. È chiaro che l'acqua è uscita dal punto più basso. Questi sono i danni che ha fatto qui, che è arrivata la grande ondata. Il torrente infatti lambisce una decina di villette a schiera che si trovano nella piccola frazione. I residenti si sono così trovati a fare conti prima con l'acqua e dopo con il fango. Divani, sedie, tavoli, libri, tutto quello che c'era fino a 20 centimetri è tutto da buttare. Ancora sfollata una famiglia che a causa degli ingenti danni non è riuscita a rientrare nella sua abitazione. È qualche giorno che dormiamo da parenti. È così, è un momento duro, c'è 2 bambini piccoli, quindi tutto da gestire di nuovo, tutto da ripartire da zero. Adesso i residenti chiedono di essere finalmente ascoltati. Si chiede che vengano a vedere, mettono come prioritario il rialzo dell'argine o quantomeno un sistema che impedisca al Vingone di uscire tutte le volte che c'è una bomba d'acqua.